Dai, Daniel! A bere qualcosa? Vengo anch'io a farmi due birre. Veramente devo andare al bagno. Ok, allora ci vediamo dopo. Sì. Poi torni. Daniel, sei tu? Sì, sei proprio tu! Maestra, tu in discoteca? E anche noi maestre ogni tanto ci divertiamo. Fatti vedere, quanto sei cresciuto? Anche tu sei invecchiata. Grazie, Daniel, sempre molto gentile. Ma fai ancora la maestra? No, continuo con l'università. E tu fai sempre tanto casino in classe come 2 anni fa? Un po' meno. Sei qui con i tuoi amici? Più o meno. Ma tu non hai ancora la patente, no? Come sei sceso fin qui? Con un amico, diciamo così. E la tua ragazza? No, la ragazza. Come si chiamava quella nella tua classe, quella che ti veniva dietro? Ah, la Verena. Sì, come sta? Non lo so, si è ritirata e poi non l'ho più vista. Daniel, ti aspettavamo al bar. Io e Daniel si pugnavamo nel disco. Non c'ho ancora la patente. E anche noi? Non sei solo un passaggio che ti serve? Quello lo trovi sempre. Ti ricordi Laura? Era la mia insegnante 2 anni fa. No. Holmes, lo sai benissimo che non fumo. Daniel non fuma, non beve, va in macchina solo con gente che conosce. Insomma ragazzo, rilassati, vivi la vita. Proprio perché voglio vivere ancora? Oddio, scusate ragazzi. Sembra di essere capitata in uno spot della pubblicità Progresso. Io torno a ballare. Aspetta, vengo anch'io. Vengo anch'io. Siamo tutti? Tutti, tranne Michi. Ma sei lì? In macchina? Sì, ma è come se non ci fosse da quanto ho bevuto. Michi, stai male? Ah? Na, alles okay. Er hat noch schon wieder. Ci decidiamo a partire? Come? Cosa come? Macchina? Michi, ridotto in quello stato. Hai un'idea migliore tu? Lui è l'unico che c'ha la patente. Dai, andiamo, che se torno tardi a casa non mi fanno uscire più poi. Allora, Daniel, ti muovi? Siete tutti scemi. Dove vai? Lasciami. Sei uno sfigato, sei!
Allora, vi muovete? Sei proprio un deficiente. Irene. Cosa fai, dai? Torna in macchina. Segui da lui? No. Ma dai, tanto non ho bevuto niente. Cosa vuoi che succeda? Cosa c'entra che non hai bevuto niente? Lo vedi che non capisci un cavolo? Giusto per movimentare un po' la serata. Non vorrei mica che ci torniamo a casa tutti precisini, come dei paranoici. Mi sa che qui il paranoico lo sei tu. Irene, dove vuoi che lo trovi un altro passaggio a quest'ora? Mi dispiace, Andy, ma io in macchina con lui non ci torno.